Un esempio fu il suo discorso di insediamento come Presidente del Consiglio regionale. Le minoranze linguistiche sono un valore aggiunto per tutta la società regionale, sono quella straordinaria ricchezza linguistica e culturale che consente alla nostra terra di sentirsi speciale, autonoma, aperta all'Europa. Diego, da quando era diventato Presidente del Consiglio regionale nel novembre 2013, ha portato avanti la dura battaglia dei vitalizi degli ex consiglieri regionali. Senza tanti giri di parole, proprio come era suo solito, voleva portare a termine questa battaglia, una vicenda che lo ha logorato molto e che ha contribuito a indebolire il suo cuore che improvvisamente il 17 novembre dell'anno scorso lo ha tradito durante una battuta di caccia. Per concludere, la comunità trentina non lo ha mai dimenticato e non lo dimenticherà. E come faceva sempre lui per onorare la sua gente di montagna, «Anci angruis un rola ont gueta orbet», un caro saluto a tutti e buon lavoro. Grazie. Grazie, onorevole Ottobre. Ha chiesto di parlare il deputato Tripiedi. Grazie, Presidente. Volevo sollecitare l'interrogazione numero 506-264 che riguarda la città di Casatenovo. Vogliamo sapere che livelli di inquinanti ci sono nella fabbrica ex Vismara. È un tema che sta molto a cuore alla cittadinanza e vorrei sollecitare il governo proprio affinché ci dia una risposta seria all'interrogazione che abbiamo fatto. Presidente, la prego di sollecitare gli uffici perché i cittadini di Casatenovo vogliono sapere. Grazie. Grazie, onorevole Tripiedi. Come lei sa, la Presidenza fa sempre questo lavoro di sollecitazione. Poi sul contenuto della risposta non possiamo ovviamente dire nulla. Do quindi lettura dell'ordine del giorno della seduta di mercoledì 18. Paolo. Onorevole Bernini. Paolo. Bernini. Dov'è? Bella, si sta spostando il settore. Onorevole Bernini. Grazie, Presidente. La settimana scorsa ho partecipato in prima persona insieme a EITAL, ente tutela, italiano tutela animale e legalità, e alla Guardia di Finanza al sequestro di una ventina di cuccioli di razza, detenuti in condizioni di maltrattamento, all'interno di un'abitazione di un soggetto ungherese. Questo non è un caso, perché migliaia di cuccioli ogni anno strappati alle madri prematuramente, ogni giorno e più intensamente in questo periodo prenatalizio, vengono introdotti nel territorio nazionale all'interno di veicoli di ogni sorta, schiacciati all'interno di intercambi.